Allora, oggi la registrazione è fatta in condizioni abbastanza strane, diverse dal solito, anche improvvisata, devo dire la verità. C'ho in mano padella e casseruole, stavo facendo alcune cose e stavo pensando al fatto che presto ci vedremo su questo tema. Dunque, tante volte mi chiedete: ma che casseruola devo comprare per fare una certa cosa? Oppure, oh, ho fatto questo, ho fatto bene, ho fatto male. Oppure, ma meglio il ferro, l'alluminio? Insomma, le domande sono tante. Ho già registrato dei video in cui spiego che purtroppo in un commento rispondere a domande di questo genere è veramente difficile perché le variabili sono tante. Non c'è la cosa giusta, la cosa sbagliata. C'è che in un certo contesto è giusto qualcosa, oppure no, ma in un altro contesto magari è diverso. E così, il regalo di Natale è questo qua. Sono 3 ore. 3 ore in cui parleremo, dico parleremo, non io parlo, voi ascoltate, parleremo. Domande, risposte, discutiamo tra tutti, ci confrontiamo. Poi qualcuno dirà: parlerai principalmente tu? Magari sì, boh, magari no, dipende dalle domande che arrivano. 3 ore, qualcuno se vuole può venire a Montagnana e partecipare in presenza. Chi preferisce stare a distanza, saremo in videoconferenza interattiva. Io ci tengo sempre a precisare che non si tratta di un webinar. Un signore che parla, gli altri che ascoltano e poi forse alla fine magari c'è lo spazio per le domande. No, è un evento che è a distanza, ma come se fosse in presenza, con interattività. Padelle. Adesso io ne ho in mano una di ferro. Ne ho in mano una di ferro, ma ne ho una anche d'alluminio, ne ho una di acciaio, ne ho una in multistrato. Ne ho anche una di rame, anzi, quella non ce l'ho più perché l'ho venduta, a dire la verità. Però di rame c'ho le casseruole, non tutte, perché poi alcune casseruole in realtà sono in multistrato. In acciaio io le uso poco. Di cosa parleremo? Per esempio, molti non sanno che cambiando la dimensione, in alcuni contesti non cambia soltanto la quantità di cibo che ci cuocete dentro, ma cambia proprio la destinazione della padella. Per esempio, una padella piccola di ferro e una padella larga di ferro si usano per cose diverse. Non è solo una questione di ci metto più carne, ci metto meno carne, ci metto più bistecche, ci metto meno bistecche e così via. Cambia l'uso per la dimensione, lo so che sembra strano. Poi, per esempio, quando io uso una padella pesante, come questa per esempio, il che vuol dire fondamentalmente che c'è uno spessore importante, quando invece utilizzo una padella di ferro leggera, quindi leggera nel senso che è leggera, come dice l'espressione, ma leggera vuol dire anche che poi di fatto è sottile, perché la pesantezza e la leggerezza è data dallo spessore del materiale, più delle volte. E quando è preferibile che io mi vada a prendere una padella di ferro invece che una padella d'alluminio, a parità di dimensione. Adesso, io non lo so, magari per voi è una semplice curiosità, poi se parliamo di casseruole di rame, non è che necessariamente andiamo a comprarci 50 casseruole di rame. Parlare di casseruole di rame può soltanto servire magari a comprarne solo una e decidere quale comprare. Perché? Perché mi è capitato spesso che si sia comprata una casseruola di rame per l'uso sbagliato. E così c'hai una casseruola di rame, spesso un sacco di soldi, peccato che l'hai comprata per l'unica cosa per cui il rame non si usa. Quindi un miglior utilizzo dei propri soldi. Oppure il sogno. A volte è una casseruola, una padella. È un sogno, una cosa che compro per sfizio. Perché? Ma io non è che se non ho un Ferrari non posso andare in giro in macchina. Ho
Ci sono un sacco di macchine in cui puoi andare in giro senza che sia necessariamente una Ferrari. Nel mio caso, una Aston Martin, perché io preferirei quella. Ma va bene, ognuno ha i suoi gusti. Però dici, va bene, ma cos'è che fa scattare il sogno? E poi, soprattutto, com'è che lo realizziamo? Che motivazione gli diamo? Come evitiamo di buttare via dei soldi? Perché a volte sognando i soldi si buttano via. Sogno. Anche carino che ci sia, però i soldi è anche stupido buttare. Oppure a volte io ho deciso di rinnovare il mio set. Cambio tutte le mie casseruole, va bene, ok, ma cosa compro? Dici, chiedi al negozio, ah sì, buona fortuna. Perché se vai in un negozio specializzato in casseruole e vendono solo casseruole, sicuramente ti sanno consigliare, ma se vai in un negozio dove vendono casseruole assieme ai coltelli, ai cuscini, ai fuochi, ai mestoli, alle lampadine e così via, raramente ci sarà uno specialista che ti sa dare indicazioni sulle casseruole. Perché? Perché sennò in quel negozio servirebbe uno specialista per ogni categoria di prodotto che c'è, ce ne sono mille. Quindi io dico sempre, capita spesso che chi vende una cosa in realtà la vende e basta, poi non la sa neppure usare. Va bene. Oppure siete mossi dalla qualità. Ho deciso di fare un investimento sulla qualità della mia vita, sull'aspetto igienico-sanitario, sul mangiar bene, sull'evitare le bruciature, sull'evitare la carbonizzazione, eccetera, eccetera. Quindi, siccome ho capito che le mie casserole, padelle, eccetera, non vanno bene, a proposito, perché continuo a dire casserole e padelle? È perché proprio qualche giorno fa una persona mi ha detto: ah, ma io sono interessato a informazioni sulle padelle, non sulle casserole, quindi non mi serve un evento in cui si parla delle casserole. Va bene, ma casserole è un termine generico, quindi non è che perché abbiamo detto che si parlerà di casserole, si parla di casserole e basta. Dicevo, perché non parliamo allora delle pentole? Perché le pentole, parlare di pentole è ancora più sbagliato. E cioè, di pentola una ce n'è, tutte le altre non sono pentole. Quindi quando ne abbiamo tante, di forme diverse, non possiamo parlare di pentole perché la pentola è una sola e spesso nelle case italiane la pentola non c'è neppure, tra l'altro, anche se noi tendiamo a dire pentola a tutto. Invece è più facile che quello che avete in casa siano casseruole. Quindi casseruola si avvicina a un concetto plurale di strumenti diversi molto di più di quanto non lo faccia pentola. Padella poi ovviamente no, però per evitare dubbi io continuo a dire casseruole e padella. Dici, perché non dici casserole, padelle e pentole? Perché appunto pentola ce n'è una sola, quindi è anche difficile che ce l'abbiate la pentola. Va bene, parleremo anche di questo, ovvio, parleremo anche di questo. Orario serale. Orario serale perché? Perché io sto regalo ho voluto farlo a tutti quelli che mi seguono e quindi volevo che fosse raggiungibile, poi magari siamo in tre lo stesso. Oddio, a oggi ci sono già 17 iscritti, quindi due è già sicuro che non saremo. Anzi, 18, perché una persona si è aggiunta oggi. Dalle 20 alle 23. Chi viene, se viene un po' prima, magari ci andiamo pure a bere uno spritz. E chi invece arriva in presenza, io dico collega di 10 minuti prima, perché poi io dopo comincio a parlare e non guardo più il computer e così via, chi è arrivato è arrivato. Giovedì. Dici, perché giovedì? E perché no? Dici, che c'è giovedì? Che non ti piace. Dici, beh, ma non era meglio sabato? Sabato, boh, dipende. Per qualcuno è meglio perché non lavora e per qualcun altro è peggio perché magari va fuori con la fidanzata o col fidanzato, che ne so io. Quindi dovevo scegliere, ho detto giovedì. Giovedì 21 di dicembre. Cioè, in pratica, non giovedì oggi. Prossimo giovedì, giovedì prossimo, ci troviamo qui. Ci troviamo qui a parlare. Benissimo, ci siamo detti circa tutto. Ah, a proposito, uno potrà dire, ma perché è un regalo? Perché è quasi gratuito. Chi è inserito nel gruppo WhatsApp dei miei allievi? Partecipo gratuitamente, quindi per loro è gratis proprio.
E per tutti gli altri ci sono i 10 euro di pagamento. Dice, ma a che servono questi 10 euro? A niente, praticamente, come potete immaginare. Anche perché la maggior parte di tutti i partecipanti sono appunto i miei allievi. Quindi. Però non ho voluto che si iscrivessero in massimo persone che non erano poi neanche tanto interessate, anche perché comunque un numero massimo di partecipanti ce l'ho, quindi ho fissato questi 10 euro che servono più per dire. Teniamo a distanza chi non è realmente interessato. Poi capirete bene da soli che non ci faccio praticamente niente. Va bene. E come ci si iscrive? Mandate un'email a fradefra@frachef.it, è il mio indirizzo email. Oppure WhatsApp 349 2207 339. Vi passo i parametri per pagare, potete scegliere voi la forma, PayPal, Satispay, bonifico, quello che vi pare. Poi arriverà naturalmente anche la fattura, dice ma fai la fattura per 10 euro, io faccio la fattura per tutto, quindi fossero stati 5 euro faccio la fattura pure per 5 euro. Va bene. Io ve l'ho detto. Partecipate, fate in fretta perché tra un po' siamo al numero massimo. Poi però, quando mi farete, se non partecipate, quando mi farete le domande nei commenti e vi dirò, scusa, ma perché non hai partecipato? Non vi inventate scuse, perché ormai dovreste averle capito, cioè perlomeno chi tra voi mi segue da un po' di tempo sa che a certe domande non si può rispondere scrivendo. Rispondere scrivendo vuol dire inventare. L'acciaio è meglio del ferro, il ferro è meglio del rame, così dipende, boh, come se uno chiedesse una Porsche è meglio della 500, dipende cosa ne devi fare, dipende dove devi andare, dipende da un sacco di cose. Uno può dire mi piace di più, ma mi piace di più poi se devi andare su uno sterrato forse non è la cosa migliore, se devi andare sul letto di un fiume è meglio che ti compri un Cerochi, cioè, non lo so, va bene. Se avete domande, scrivetele nei commenti come al solito. Io, la location mi dispiace, oggi è questa, poi, insomma. Saluti, baci, abbracci, ci vediamo al prossimo giro. Ciao. Chiudo, sto spegnendo.